Siamo stati bravi e fortunati, specialmente nel primo tempo con quei due pali che potevano cambiare l'inerzia della gara. Probabilmente il Livorno ha avuto quel periodo centrale del primo tempo che è stato superiore, ha avuto quelle due occasioni, non l'ha sfruttata, un po' per sfortuna devo dire. E poi la partita è andata di nuovo sui binari di riequilibrio fino al secondo tempo, all'episodio del nostro vantaggio, poi credo che un pochino abbiamo legittimato questo risultato. Rimane una partita equilibrata, maschia. Per una partita che è vero che eravamo seconda, ma sembrava avesse un'importanza capitale, né testimonianza alla fine nel finale, che c'è stato molto nervosismo. Per noi è un risultato straordinario perché Livorno è una corazzata, basta vedere i cambi, vantaggiato, visto Torromino che comunque c'è, tanti altri giocatori di grande livello, quindi per noi che siamo una squadra giovane che vuol far mettere in evidenza alcuni dei nostri ragazzi, è una grande soddisfazione, proprio al di là dei 3 punti, e venisse da qui a giocare con personalità, soffrendo molto perché questa squadra è forte, Livorno sarà protagonista. Però ecco, lo spirito della mia squadra mi è piaciuto molto, questo poi a prescindere dalla vittoria 2-0 che ci dà, come dire, tanto entusiasmo, però la prestazione è stata buona, quindi ero già contento, con questi 2 gol e 3 punti sono ancora più contento. Dario Migliorini che ha segnato il primo gol è un giocatore titolare che però nella nostra rotazione nei 14-15 era partito dalla panchina. E io devo dar merito a questi ragazzi, tutti quelli che sono entrati e quelli che hanno giocato, perché ci hanno messo grande abnegazione, impegno. Hanno lottato forse contro l'avversario fisicamente superiore perché Livorno è più prestante. E quindi ero molto soddisfatto. Diciamo che la ciliegina è stata questo doppio vantaggio con un pizzico di fortuna, ma devo dire che questa volta la fortuna l'abbiamo un po' cercata. Detto questo, è chiaro che il campionato nostro del Livorno sarà differente, al di là della battuta di oggi dal resto del Livorno. Livorno è destinato a fare un campionato di vertice da protagonista. Noi ci vogliamo togliere qualche soddisfazione e in primis l'abbiamo tolta oggi. Con questo risultato un po' clamoroso, ma che io guardo come benefico per la classifica perché ci porta a 6 punti e saranno meno quelli che dovremmo fare poi da qui alla fine del campionato per arrivare a una quota di tranquillità.